Baristi, oggi voglio condividere con voi come disegnare una rosetta su un cappuccino. Lo volete vedere? Ma certo, andiamo a farlo insieme. Andiamo a preparare un cappuccino con un doppio espresso. Flusso la doccetta, pulisco il filtro e vado a prelevare i miei 14 grammi qui nella mia postazione a casa. Vado a pressarlo in questo modo e andiamo in estrazione, che non deve durare più di 24 o 25 secondi, come ho detto nei video precedenti. Qui vediamo la mia tazza preferita e andiamo a scegliere una delle mie lattiere, che in questo caso è quella della Marzocco. Prima di tutto rompiamo la crema del caffè e andiamo a versare dall'alto, in questo modo, come vedete nel video, creando dei piccoli movimenti con tutte e due le mani. Quando siamo arrivati al 50% della capienza, appoggiamo la lattiera sul bordo della tazza e andiamo a versare in questo modo, facendo dei piccoli movimenti con il braccio e non con il polso, mi raccomando, così creeremo dei piccoli elementi che daranno forma alla nostra rosetta. Continuiamo senza perdere la concentrazione finché si arriva all'estremità della tazza. Quando siamo lì, ci fermiamo per un attimo solo, tiriamo su la lattiera e andiamo a fare il taglio in avanti, tenendo sempre il flusso continuo fino alla fine. Non è facile, però vi posso assicurare che non ci vogliono abilità particolari, è solo una questione di metodo, tecnica e tanta passione. Se anche tu vuoi entrare a far parte di questo bellissimo mondo e soprattutto vuoi regalare emozioni ai clienti nel tuo locale, scrivimi, ti posso dare una mano. Un saluto da Tim il Barista, ciao a tutti!